Benvenuti al Dolomiti Paganella Bike, ragazzi. Monica e mio fratello Marco con me ad accompagnarmi oggi. Andremo a scoprire i due nuovi trail della bike area, ovvero Supernatural e Interstellar. Interstellar, esattamente. Questo probabilmente è una delle partenze in assoluto, parere personale, più epiche di tutto il Dolomiti Paganella Bike, ragazzi, vista sulle Dolomiti di Brenta. Quindi 3, 2, 1, let's go! Leggera sflettatina. Finita l'Interstellar, parte. Questo cos'è? Questo qui è il criptonite che mi hanno dato i ragazzi di RMS. Sono dei lucchetti di altissima qualità. Questo qui è tra i più sicuri che hanno, a livello proprio anche di materiali. E questo invece è un cordino d'acciaio che puoi utilizzare, diciamo, per prolungare e riuscire a chiudere insieme al criptonite. Più bici, tra cui anche le ruote, perché hanno il perno passante quick release. E quindi è, se leghi il telaio, è facilissimo rubare una ruota, che come ben sai sono ruote anche abbastanza costose. Inoltre devi sapere che criptonite ha anche un programma, un'assicurazione che tu puoi fare pagando una quota annua, e gli mandi le foto di come leghi le bici a casa con i loro prodotti e loro assicurano fino a un tot. Hanno dei massimali, hanno, senti quanto pesa, insomma c'è tutto chiaramente un contratto che si va a stipulare, e assicurano ciò che leghi a questi lucchetti, di conseguenza le proprie bici. Questo è interessante. Ready? Riding. Oh, no. Giustamente la prima domanda di Monica è: qui o su? O su? E infatti, quando si fa un nuovo trail, cos'è la prima cosa da fare? Scaldarsi. No. Andare a vedere dove si prende. Ah, ok. Dov'è questo? Dov'è l'Interstellar? Dov'è la Supernatural? Dov'è la Paganella? Lo so io. Vediamo se c'è Michele qua, sì, che gli chiediamo. C'è. Carissimo. Ciao. Ciao Dadi, a posto, sì. Ciao, a posto. Sì, stiamo andando a fare i nuovi trail. Fantastici. Dov'è, sì, che si prende l'Interstellar? Arrivi a monte di questa, 300 metri a sinistra, prendi l'impianto di cima Paganella, da lì parte Interstellar, ti arriverai alla Selletta e poi Supernatural ti porta all'Astrenfuori. Ciao. Che mito. Ma se non aveste il piacere e l'onore di incontrare il Super Michele, ragazzi, mappa alla mano, che ve la forniscono quando comprate il giornaliero. Altrimenti ci sono le tabelle informative distribuite a ogni fermata degli impianti, insomma ai vari punti caldi di tutta la bike area del Dolomiti Paganella Bike, dove andare a studiare la giornata. Ma c'è di più. Cosa c'è in parte a te, Marco? Un'altra tabella. Mowi Bike, un'applicazione su cui sono presenti tutti i trail della bike area, non solo di questa ma di altre bike area anche d'Italia. È estremamente comoda per muoversi, georeferenziata, con tutte le informazioni aggiornate in tempo reale. Questo vuol dire che se ci fosse un trail chiuso per manutenzione o per vari problemi, è segnalato sull'app in tempo reale. Siamo quasi in cima, let's go! Voi ragazzi pensate che stiano facendo per le riprese di indicare, invece no, Marco diceva benissimo, perché pomeriggio indicava il lago di Molveno, non a caso pomeriggio lago di Molveno col sup. Entro qua col sup e faccio il giro così, e qua bevo un spritz. Ok, dov'è che è questa partenza quindi? Sui cima, esattamente, cima Paganella numero 13. 15 e 13, partiamo dall'Interstellar. Quindi ragazzi, Interstellar si prende da cima Paganella, è il nuovo trail. Io personalmente non l'ho mai fatto, voi l'avete mai fatto? No. Oh yes. Finita l'Interstellar, parte la Cliff. Cliff, hai già capito il trail che andremo a fare più tardi. L'808, uno dei miei trail in assoluto preferiti, tutto l'altopiano. Un trail in stile bus del Jaff, sì. Grande Monica che lo conosce. Che ti ricordi ai tempi d'oro quante volte lo facevamo, eh? Io a piedi. L'hanno sistemato parecchio, quindi andiamo a vedere anche quello. Uno dei miei trail preferiti in stile alpino, il trail stile un po' più alpino dell'altopiano. Ma prima andiamo a vederci allora Interstellar. Subito dopo l'Interstellar, nella località Selletta, parte la Supernatural powered by Scorpion, quindi Pirelli. Trail che invece io ho già fatto, abbiamo già fatto anche ai corsi di mountain bike. Un trail molto particolare che io non ho mai fatto. Che tu non hai mai fatto, tu?
Ottimo, andiamo a vederlo e vi dico già, una delle particolarità di questo trail è che al primo giro non lo fai perfetto. Leggera sflettatina. Ed è anche la caratteristica bella dei trail, quelli che ti ingaggiano un pochino, quelli che se li fai tutti bene, esatto, se fai tutto bene al primo giro, poi rischia di annoiarti, invece così ti ingaggia. Anzi, io l'ho percorso 3-4 volte e ancora ci sono alcune zone che non ricordo bene, che sbaglio la linea, quindi andiamo a vedere. Marco ha già scovato una parte di trail nuovo perché dice: non l'ho mai fatto e non mi ricordo che qua sotto passasse un trail. Infatti questa è la Supernatural. Supernatural che viene chiamata così per... Questa è un'ottima domanda, Monica. Era un'affermazione, pensavo già lo sapessi. Ah, andiamo a farci raccontare cosa si nasconde dietro a questo nome, Supernatural. Se ha delle caratteristiche particolari, se ha seguito un'idea di progetto particolare, andiamo proprio da chi lo ha ideato e realizzato, ovvero dai ragazzi della Trail Zone, più nello specifico da Ezio Cattani. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, sono qua con Ezio Cattani di Trailzone, Trail Builder. Ciao Ezio. Ciao. Gli ho chiesto se ci raccontava qualcosa di più di questi due trail che abbiamo appena raidato, quindi Interstellar e Supernatural. So un pochino quello che c'è dietro al concetto, al concept di questi due nuovi trail e mi piacerebbe che sia proprio lui a raccontarvelo. Ok, allora, i trail, in realtà inizialmente il trail era uno unico, che era il trail che collegava Cima Paganella con la Stellen Flow, poi è stato spezzato in due, in quanto va a essere utilizzato anche come collegamento su Fai quando poi ci sarà il futuro trail che dalla Selletta riporta Fai verso il basso, verso il Merit. Di conseguenza è stato preferito spezzarlo in due, sia come realizzazione, è stato realizzato da due squadre diverse, sia come nomi per evitare confusioni sulle percorrenze. Il trail parte da molto lontano perché era all'interno del concept della Paganella, il primissimo concept del 2008. Successivamente era nel progetto della Willy Wonka del 2016, perciò progetto 2016 Willy Wonka, la parte in cima non è stata approvata. Da lì è partito un iter burocratico infinito che si è concluso soltanto 2 anni fa con 1000 vicissitudini. L'inizio della Supernatural era totalmente da un'altra parte, scendeva nella zona della Malgaterlaga. Dopo 1000 progetti è stato finalmente approvato in quell'area lì. Si nota facilmente che è stato un corridoio strettissimo, cioè questa parte che scorre sotto gli impianti e limitrofa pista. Abbiamo dovuto sviluppare tutto il trail con dei vincoli estremamente rigidi anche per quanto riguarda la larghezza, anche se il concept iniziale era comunque quello di un trail stretto. Nasce ancora nel 2016 come Supernatural, di conseguenza era un trail che doveva ripercorrere un po' quelle caratteristiche tipiche di un trail naturale, ma non come un trail naturale. Poi sono passati gli anni, finalmente l'abbiamo potuto iniziare. Prima di iniziarlo chiaramente sono cambiate anche un po' le tecniche costruttive, abbiamo avuto modo di modificare tutti gli iter costruttivi con macchinari diversi, con cose diverse, nonché anche andare a vedere un po' quello che succedeva in giro in Europa, Austria, Svizzera, e prendere un po' di spunti vari su questo sistema costruttivo che prevede praticamente la ricostruzione di un trail naturale ma fatto con i macchinari, il posizionamento di sassi, parti tecniche. Chiaramente non è quel trail che può essere apprezzato da tutti i biker. Ok, perché... bella questa cosa. Vuol dire che ha un carattere, no? Sì, anche. Sì, certo, ha un suo carattere, è un trail che va guidato, perciò comunque il biker per apprezzarlo in linea di massima deve avere una buona tecnica di guida, una discreta tecnica di Concordo guida. Concordo in pieno. Perché ci sono curve strette, ci sono passaggi tecnici, ci sono rilanci, riprende questo dai trail naturali, non è quel flow trail puro che ti porta a spasso, che ti fa chiudere le curve da solo, che ti segue in tutti i modi, ma è un trail che in qualche maniera va guidato. Lato mio costruttivo l'ho apprezzato molto perché chiaramente costruire un trail in maniera totalmente diversa in un ambiente così difficile come quello è stata una bella sfida. Paganella 2001 ci ha seguito anche a livello di budget, perché comunque trail di quel genere lì hanno costi importanti. È stato fatto un lavoro estremamente importante
lato ambientale. È stato fatto un miglioramento ambientale di tutta l'area circostante, abbiamo utilizzato le trince forestali, abbiamo ripulito il bosco su larghezze di 30, 40, 50 metri attorno al trail, abbiamo sistemato anche tutta una serie di situazioni che c'erano relative alla costruzione dell'impianto che era stato fatto pochi anni prima. Sotto la Supernatural, mi riferisco in particolare a quella, c'era tutto il cantiere ancora dei piloni, pertanto c'era una situazione decisamente complessa. Complessa, ok. E quindi avete approfittato per sistemarla? Esatto, sì, certo. Ah, bello, fantastico. Poi chiaramente nell'ambito di quello che si riusciva anche a fare, perché abbiamo potuto sistemarlo lato trail, 10 metri, 15 metri, poi non abbiamo potuto estenderci oltre perché comunque le pendenze di quell'area sono importanti, è tutta nei mughi. I mughi sono estremamente difficili da trattare perché i mughi si sviluppano in orizzontale, tu tagli un ramo di un mugo che a terra è qui e questo si estende per 8, 9, 10, 15 metri di lato. Perciò anche il taglio dei mughi è un'operazione abbastanza particolare. Tagliarli più volte, no? Mi ricordo. Tagli, torna su, quindi ritaglia la base. A tal proposito, se ti ricordi, dei sopralluoghi della Supernatural 2 e 3 li abbiamo fatti peraltro assieme. Sì, li abbiamo fatti assieme a galleggiare sui mughi. Esatto. Ho un gran ricordo di quelle giornate. Infatti, nel percorrerlo con mio fratello, gli raccontavo quanto è ostile il mugo da tagliare rispetto ad altre piante, perché proprio ti dà del filo da torcere. Tutti i mughi sono stati tutti trinciati con la trincia forestale. Ecco. È stato fatto del cippato, semicippato. Questo, diciamo, pulisce un attimino ancora di più quello che è il bosco, rende il lavoro più ordinato. Quello che ho pensato, il fatto il connubio tra trail naturale però costruito artificialmente, unisce quello che può essere il divertimento di un naturale e però va l'artificiale a togliere quelle che sono le caratteristiche negative di un naturale, che spesso si segue su un trail naturale un sentiero forzato, costruito inizialmente decine di anni fa per camminare, quindi magari su massime pendenze. Quindi replicarlo in artificiale vuol dire poter sfruttare al meglio le caratteristiche di quello che è un trail naturale, no? Certo, tipo una delle cose che non abbiamo potuto fare è fare il trail naturale, simil naturale, con le linee di massima pendenza o con delle linee lunghe di pendenza. Da lì il famoso discorso magari della difficoltà che hanno alcuni biker perché si trovano ad affrontare una cosa che è fuori dal loro, certo, dalla loro comfort zone. Però in questo caso qua noi dobbiamo fare quello che è il reverse degree, perciò il cambio di pendenza ogni 10, 15, 20 metri per l'uscita dell'acqua, altrimenti il trail non è sostenibile. Non è sostenibile con i passaggi che può fare un bike park. Tempo zero si distruggerebbe, okay. Perciò è una delle cose di base. In più, là avessimo voluto farlo a mano, è impossibile perché quasi tutta la percorrenza è stata fatta con martello demolitore, perché tutta la zona è roccia. C'è il mugo, uno strato di 10-15 cm di cotico erboso e sotto è roccia. Roccia abbastanza friabile perché è calcarea. A mano probabilmente con 50 persone dopo 3 anni saremmo stati ancora lì a fare il lavoro. Infatti alle mie spalle sento un martello che continua. Qui ci troviamo su un nuovo trail che sarà pronto per stagione 2025. Sì, esatto, sarà pronto probabilmente apertura totale a luglio, forse verrà fatta una preview a giugno 25 con l'apertura di 3/4 di percorrenza magari in occasione dell'opening. Questo trail si chiamerà Duel. Sì, giusto? Si chiamerà Duel e vabbè, si sentono in sottofondo i martelli pneumatici, anche questo è tutto fatto nella roccia, 80-90% della percorrenza è in roccia e abbiamo due scavatori qua davanti che ci tengono compagnia, che martellano in continuazione. In continuazione. Ezio? Grazie mille. A te. Io lo racconterò, l'ho già raccontato nel video che ha scorso prima della nostra chiacchierata. Complimenti per il lavoro. Due trail, Interstellar e Supernatural, che a me sono piaciuti tantissimo. Nell'Interstellar ho nominato le curve più belle della Paganella, per quanto mi riguarda. Due trail che a me personalmente sono piaciuti tantissimo perché bisogna guidare. Ti portano un pochino, ma poi sono tecnici, perché hai cambi pendenza, rocce, tante linee. Quindi secondo me è veramente un trail divertente. E complimenti per il lavoro. Bellissimo. Alla grande prossima. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Facendo anche i fari. Grande. Una cosa che secondo me è un bel azzardo è mettersi le ginocchiere sulla seggiovia. E non perdere le scarpe, questa era. Cioè, è ben quello l'azzardo. Non perdere né ginocchiere né scarpe. Sì. Beh, ma diciamo che la scarpa sarebbe un pochino più impegnativa. La ginocchiera magari a metà strada posso venire a recuperare. Oddio, che mangi? L'erbeta. E praticamente le loro tane qui sono
Diciamo che queste sono un po' pigre di marmotte perché le tane sono all'interno, questa no è stata realizzata apposta, le loro tane sono all'interno delle canalette? No, di dove c'erano i piloni di una funivia che passava anticamente qui in questa zona, saliva un'altra funivia e chiaramente ci sono i resti di quelle che erano le fondamenta e loro si sono infilate in quei buchi già fatti e sono un po' pigre queste marmotte. Wow, un bel po' che non arrivavo, wow, c'è una Paganella. Grazie mille. Interstellar Force Drive. Bello il primo ride sempre. Beh, il concetto di flow, quella panoramic. Questo è un flow scassato, smosso, bellissimo. Smosso. Sapete che non sono un grandissimo amante dei flow trail. Per scaldarsi va benissimo, ma poi... bello, 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 smosso. Guarda qua le prossime curve. Oh yes. Sai che abbiamo dato qualche metro a Monica. Beh, devo dire che curve strette, tecniche. Tecnico. Fichissimo. Tecnico. Fichissimo. Anche perché adesso si è un po' scassato, quindi bisogna stare veramente... All'augen. Potrebbe essere interessante anche un episodio Academy in cui andiamo ad analizzare curve strette, ma veloci e soprattutto in sequenza. Non facilissimi, bisogna fare movimenti molto rapidi e quindi sapersi già muovere con precisione e coordinazione sulla mountain bike. Andiamo a vederci. Supernatural, dove parte? Non lo sai. Non lo so. È da quell'impianto lì. È la partenza più epica di tutto il Dolomiti Paganella Bike, ragazzi. Poi con una giornata così... pazzesco. Marco, prima analisi del trail, dai. Allora, fondo tendenzialmente smosso con sassi erosi da macchine meccaniche, gobbato e comunque con un terriccio molto simile a quello del mio orto. Quindi il grip del tuo orto com'è? Ottimo. Ottimo. Vi faccio già notare un paio di caratteristiche di questo trail. Prima gobba, seconda gobba sulla sinistra, vedi che c'è un piccolo kicker? Rock and roll. Piccolo kicker, quindi si può stare o centrale oppure stare sulla sinistra. Dopo abbiamo avvallamento e come puoi vedere lì in fondo c'è un altro piccolo kicker che volendo puoi utilizzarlo per anticipare la sponda grossa. La scritta Pirelli in sostanza. Dipende dai punti di vista. Dipende dalla rincorsa. Diciamo che è un trail con una pendenza relativamente bassa, quindi è bello secondo me perché proprio devi lavorare tanto col corpo per riuscire a mantenere la velocità e soprattutto ad avere la velocità giusta per alcune di queste caratteristiche che ci sono sul trail. Questo è bello, eh? Sì? Sì. Chi va per primo? Steve. Quello che ti dicevo, altro chiccherino, però è molto cieco, cioè comunque da lì non riesci a capire dove spara, perché dietro vedi quella roccia e in più ti preannuncio che il trail gira un po' a destra. Un pochino riesci a intuirlo perché da dove sei tu, se ci poni attenzione, c'è un albero perfettamente in linea che ti fa capire che il trail o ci passa a sinistra di quell'albero o a destra. Questi sono dei piccoli accorgimenti che possiamo avere nel focalizzarsi su quella che noi chiamiamo essere la visione periferica. Quindi guardare lungo non vuol dire solo proprio alzare lo sguardo, ma porre l'attenzione sugli elementi fuori dal nostro punto su cui siamo focalizzati. Oppla, che radone! Oh!
Sensazione a caldo, anzi a fiatone, fisica, tecnica, ma mentalmente ci puoi trovare del flow. Grande, cacchio bello questo, grande. No, non è flow, nel senso, ha il suo flow. Ma va cercato. Va cercato, fighissimo. Poi c'hai un sacco di cose che non ti aspetti, no? Di gradoni, oppure dei doppi che all'ultimo capisci poter fare. Sì, che sono più degli step down che... Sì, esatto. Fico, grande Marco. Boom. Avete visto, ragazzi, le nostre nuove borracce fatte in collaborazione con WAG? In collaborazione con WAG e personalizzate da un'amica, da un artista, con un disegno che racconta un po' lo spirito Epic Trail. Qui c'è scritto in piccolo: vivi l'avventura, assaporane l'essenza. Secondo giro, ho due salti che prima non sono riuscito a prendere e che adesso mi pongo come obiettivo di prendere. Let's go. Ragazzi, è un trail rosso pieno, quindi è un trail tecnico, sia l'Interstellar che la Supernatural. Secondo te quale delle due è più tecnica? Interstellar. Concordo, anche secondo me più ripida, ha più pendenza, abbiamo queste curve spondate che sono le curve più belle della Paganella, ragazzi. Oh, così, l'ho detto, giuro che non taglierò questa parte se ci ripenso. Sono le curve più belle di tutta la Paganella, però sono un po' sul ripido, strette, con archi molto stretti, e potrebbe essere interessante. Facciamo così, se arriviamo a 1000 like su questo video con Epic Trail Bike Experience, ovvero con l'Academy, verremo a fare un video specifico su come affrontare queste curve strette, chiamate anche serpentine, con Monica che fa fatica a farle, e quindi l'obiettivo di quel video Academy sarà riuscire a farle fare a Monica in maniera corretta. Sicura? Sicura. Assolutamente sì, la tecnica aiuta la sicurezza. Certo. Ragazzi, da studiare, qua anticipo per mantenere la velocità giù, e qua secondo me è difficile riuscire a mantenere velocità in contropendenza e su questo terreno scivoloso caricare tutto lungo 3 metri. No, non è tanto lungo, secondo me è proprio di base, non hai molta velocità nell'arrivare qua e comunque è scivoloso, no? Volendo non serve neanche prenderlo qua, potresti anche colpirlo qui, però devi andare su abbastanza verticale, non facile, eh? Sta tutto nella velocità. Sì, anche. Sì, dai, provo un ingresso. Oh, è scivolata. Scivolata lì sotto, molto probabilmente perché ho voluto dare due pedalate, quindi ho puntato alla velocità aiutandomi con la pedalata anziché con la conduzione perfetta di curva, e quelle due pedalate mi hanno fatto portare il peso del corpo un po' avanti e quindi alleggerito il dietro, che è scivolato forse. Alto, quasi chiuso, già che ci siamo, pulitina. Ma in realtà il problema si è proprio... Leggera sflettatina. Ragazzi, che trail, trail al plurale, trail super, super natural, super trail, tra i trail costruiti sono i miei due preferiti, assolutamente, dichiarato, 100%, e vi dirò di più, cioè estremamente ingaggiante, è un trail da fare più volte, molte volte, infatti noi adesso abbiamo appena deciso che ci fermiamo qua ancora un po' a provarci alcuni passaggi, a studiarcelo, e ci facciamo un po' di loop, così da poi un po' da memorizzarlo, e abbiamo automatismi, sì, riuscire a trovare un po' il flow. Il Dolomiti Paganella Bike vi aspetta con i suoi trail, i suoi impianti, il suo divertimento. Vi ricordiamo di mettere like a questo video per andare a fare poi il video Academy sulle curve serpentine strette. Iscrivetevi al canale, continuate a seguirci, noi ci vediamo alla prossima puntata, e soprattutto, ragazzi, ci vediamo sui trail. Ciao!